In questo nuovo episodio di Calisthenics in pillole parleremo della planche lean, il primo e fondamentale approccio nell'allenamento della planche. Prima di andare a vedere l'esercizio, parliamo dei suoi prerequisiti. Quali sono i prerequisiti della planche lean? Innanzitutto, avere una hollow position estremamente solida, estremamente duratura. Quindi, quando riuscirete a macinare un minuto e mezzo di hollow in maniera corretta, in maniera perfetta, allora potrete approcciare alla planche lean. Andiamo a vedere ora come si esegue. Avendo citato la hollow, appunto, anche nella planche lean importantissimi sono i concetti di protrazione e depressione delle scapole e della retroversione del bacino. Partiamo dalla hollow, quindi ci mettiamo in posizione, protraiamo e deprimiamo le scapole, retrovertiamo il bacino e da questa posizione ci sbilanciamo in avanti. All'inizio, quando lo approccerete le prime volte, vi sbilancerete abbastanza poco. Man mano che diventerete più forti, lo sbilanciamento aumenterà. Questo è inoltre un esercizio autoregolatore, cioè anche quando sarete forti potrete scegliere di fare lean più pesanti e lean più leggere, in base allo sbilanciamento. Questo è un esercizio che vi accompagnerà dall'inizio fino alla fine, fin quando non arriverete alla full planche. Perché comunque è uno step sempre fondamentale che sarà sempre d'aiuto in qualunque fase della propedeutica per la planche sarete. Quindi allenatelo molto, non trascuratelo e soprattutto attenzione alla hollow.